Buonasera a tutti da parte di Petroviglia, nuovo appuntamento serale, tutto dedicato al commento di chiusura sui mercati azionari del vecchio continente. E quello odierna è stata subito dire, una nuova seduta di prudenza sui listini azionari europei, sulla scia dell'attesa per il referendum in Scozia. Il quesito è atteso per il 18 settembre, ma anche per rinnovate tensioni tra Russia e Unione Europea, dopo che appunto domani saranno pubblicate le sanzioni dell'UE e che accusa la Russia di fomentare ed appoggiare la guerra dei separatisti nell'est Ucraina. In questo contesto, i listini azionari europei hanno chiuso un'ulteriore seduta in leggero ribasso, nonostante il buon esito ancora oggi delle odierne aste di BTP a 3, 7, 15 anni, che ha visto far segnare in Italia nuovi minimi appunto di periodo. Infatti, BTP a 7 anni sono stati assegnati con un rendimento di poco superiore all'1,7%, in calo quindi rispetto alla precedente asta, i nuovi rendimenti si attestavano al 2,17%. Nonostante questo, continua la leggera risalita appunto dello spread, col BTP che si porta in area 145 punti base, con un rendimento sul decennale in area 2,3%. E sul valutario, poco da segnalare rispetto alle sedute, appunto alle ultime sedute, leggero rimbalzo dell'euro, ma che non cambia il trend in corso. E ricorda ancora una volta trend ampiamente negativo, e anzi è possibile rimbalzi fin verso la soglia di 1,31 potrebbero essere sfruttati per l'apertura di nuove posizioni short. Ricorda ancora una volta il target delle prossime giornate, delle prossime settimane, è posto sui minimi di giugno e marzo 2013 in area 1,275-1,28. Chiusura in leggero ulteriore, quindi seduta di ribasso per il FTSE MIB, quinta seduta consecutiva al ribasso, ma dai top fatti registrare nella giornata di giovedì scorso, in 21.005, 5 giornate consecutive al ribasso, ma i prezzi rimangono sopra l'importante livello di 21.000 punti, chiusura in area 21.100. Ricordo che sarà con il break di 21.005 che verrà inviato un ulteriore segnale d'acquisto capace di proiettare i prezzi fin verso le prossime resistenze posizionate sui 21.850, 21.900. Conferme sotto i 21.000 punti, al contrario, sarebbero un segnale, ulteriore segnale di debolezza nel brevissimo periodo, con possibili estensioni delle perdite fin verso i prossimi e supporti posizionati in area 20.750, 20.800 e punti. E sul FTSE MIB continuano gli acquisti sul titolo Fiat, che si porta, attenzione, a stretto contatto con le forti resistenze poste in area 8 euro, oltre i quali il titolo invierebbe un forte segnale di acquisto. Per avere ulteriori info riguardanti appunto titoli in portafoglio o in watchlist, ricordo come al solito i report segnali operativi non solo tramite mail, ma anche con gli SMS. Per gli abbonamenti basta consultare la pagina Premium Trend Online o scrivere alla mail che vedete appunto sullo sfondo. Ricordo ancora, in corso la promozione sul semestrale un mese in regalo, sull'annuale oltre un mese in regalo ulteriore 50 euro di sconto. Ringrazio tutti per l'attenzione, l'appuntamento è per domani sera e come al solito buon trading.